Benvenuti su Vite Memorabili Official. Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere nessuna delle storie incredibili che vi raccontiamo. Oggi esploreremo le vite straordinarie di alcuni degli attori che hanno reso indimenticabile la saga di Fantozzi. Dalle loro performance iconiche alle sfide dietro le quinte, scopriremo il talento e il contributo di questi artisti alla storia del cinema italiano. Saga di Fantozzi, parte 2. Pietro Zardini, attore e caratterista italiano nato nel 1907, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano, soprattutto grazie alla sua partecipazione a 3 episodi della saga di Fantozzi. La sua lunga carriera negli anni 70 e 80 è stata ricca di ruoli memorabili che lo hanno reso un volto iconico del cinema italiano. Ciò che rendeva Pietro Zardini così speciale come caratterista era la sua capacità di dare vita a personaggi eccentrici e stravaganti con una recitazione che mescolava comicità e surrealtà. Nella saga di Fantozzi, Pietro Zardini ha interpretato il ruolo del ragionier Fonelli, un personaggio memorabile per la sua goffaggine e per le sue disavventure al fianco del protagonista, il ragionier Fantozzi. Il suo contributo alla saga ha aggiunto un tocco di umorismo e stravaganza alle avventure del protagonista. Evelina Gori è stata una straordinaria attrice italiana, celebre per il ruolo della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare in Fantozzi 2000 La clonazione. Nata nel 1909, ha lasciato un'impronta significativa nel cinema italiano, interpretando una vasta gamma di personaggi memorabili in film e produzioni televisive. La sua versatilità e la sua capacità di recitazione impeccabile hanno influenzato il cinema italiano, definendo uno standard di eccellenza. Il suo lascito artistico rimane indelebile, continuando a essere riconosciuto e apprezzato nel panorama cinematografico. Conosciuto per il ruolo di un autostoppista in Fantozzi subisce ancora, Mario Pedone ha avuto una carriera che si è estesa fino al 1992. Nato nel 1950, Pedone ha vissuto molte avventure lungo la strada del cinema. Quali altre avventure ha vissuto lungo la strada del cinema? E come ha influenzato il pubblico con le sue interpretazioni? Nata nel 1915, Yolanda Fortini ha lavorato con giganti del cinema come Thomas Millian e Alberto Sordi, dimostrando il suo talento e la sua versatilità come attrice. La sua presenza nei primi 2 episodi della saga di Fantozzi ha contribuito al successo e alla popolarità della serie, arricchendo il cast con la sua interpretazione vivace e coinvolgente. Yolanda Fortini ha interpretato il personaggio della contessina Serbelloni, una delle affascinanti e bizzarre figure femminili presenti nella saga di Fantozzi. La sua interpretazione del ruolo ha contribuito a rendere la contessina un'icona della serie, aggiungendo un tocco di eccentricità e fascino alle avventure del protagonista. Come ha influenzato il cinema italiano? E quali memorie ha lasciato dietro di sé che ancora oggi ispirano gli attori? Artemio Antonini, nato nel 1924, è stato un artista poliedrico, noto soprattutto per i suoi ruoli in film western e polizieschi. Tuttavia, ha anche fatto parte del cast del primo Fantozzi, dimostrando la sua versatilità come attore. La sua carriera è stata un viaggio attraverso vari generi cinematografici, grazie alla sua competenza non solo come attore, ma anche come sceneggiatore e regista. Sul set, oltre al suo coinvolgimento in Fantozzi, Antonini avrebbe potuto vivere altre avventure interpretando una vasta gamma di personaggi in diversi contesti cinematografici. Tuttavia, è il suo ruolo di energumeno che picchia Fantozzi che potrebbe essere stato particolarmente memorabile. Questo tipo di personaggio, con la sua brutalità e il suo comportamento aggressivo, avrebbe potuto offrire ad Antonini l'opportunità di esplorare un lato completamente diverso della sua versatilità attoriale. Uno degli attori generici più conosciuti del cinema italiano, Luciano Bonanni, è apparso in oltre un centinaio di film e fiction televisive tra il 1951 e il 1990. Nato nel 1922, Bonanni ha partecipato al primo Fantozzi. Quali altri ruoli memorabili ha interpretato nel corso della sua carriera? E quale eredità ha lasciato nel cinema italiano?
Un vero eclettico, Nicola Morelli è stato attore, scrittore e scultore. Nato nel 1921, nei film di Fantozzi è noto per il ruolo del dottor Calabar. Ma la sua vita era molto più di questo. Morelli ha esplorato diverse forme d'arte, lasciando un'impronta in ciascuna di esse. Quali altre passioni e talenti hanno arricchito la sua vita? E come ha influenzato il panorama artistico italiano? Umberto D'Ursi, celebre per il ruolo del conte Diego Catellani nel primo Fantozzi, ha dato vita a uno dei personaggi aristocratici più memorabili della saga. Come ha contribuito il suo personaggio alla rappresentazione del mondo paterno e aristocratico di Fantozzi? Quali momenti iconici ricordi della sua interpretazione nel film? Amerigo Alberani ha interpretato il dipendente della mega ditta nei primi due film di Fantozzi, aggiungendo un tocco di umorismo e sarcasmo alla serie. Come ha contribuito il suo personaggio alla rappresentazione delle dinamiche aziendali? Qual è il momento più divertente che ricordi della sua performance? Mirko Baiocchi ha dato vita al maestro di musica Mario Canello nel primo Fantozzi, portando sullo schermo un personaggio eccentrico e vivace. In che modo il suo personaggio ha aggiunto caos e comicità alla storia? Quali sono le tue scene preferite con il maestro Canello? Arnaldo Colombaioni è stato un attore, regista e sceneggiatore italiano, nato nel 1921. È noto soprattutto per il suo ruolo nella saga di Fantozzi, dove ha interpretato diversi personaggi. È apparso nei primi due episodi della serie, aggiungendo il suo talento alla famosa commedia italiana. Ha anche recitato nel film Alla maschera e ha lasciato un'impronta significativa nel cinema italiano. Il suo contributo alla saga di Fantozzi ha contribuito al successo della serie e ha arricchito il panorama cinematografico italiano con la sua versatilità e talento. Arnaldo Colombo è deceduto nel 1929, lasciando dietro di sé un ricco lascito nel mondo del cinema italiano. Quali ruoli ha interpretato nella saga e come ha contribuito alla varietà della serie? Qual è il suo momento più memorabile nella saga di Fantozzi? Nietta Zocchi, nata nel 1917, è stata un'icona nel ruolo della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare nei primi due film della saga di Fantozzi. La sua eleganza ha contribuito a definire la dinamica aristocratica della serie, aggiungendo un tocco di lusso e sofisticazione al contrastante mondo caotico di Fantozzi. Le interazioni tra la contessa e Fantozzi sono state spesso divertenti e imbarazzanti, evidenziando il contrasto tra i due mondi sociali. Zocchi ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema italiano, influenzando la rappresentazione degli aristocratici sullo schermo. La sua interpretazione della contessa resta uno dei momenti più iconici della saga di Fantozzi. Non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere le prossime storie di Vite Memorabili Official. Continuate a seguirci per altre storie emozionanti di persone che hanno lasciato un segno nel nostro cuore e nella nostra cultura.